Ancora grandi soddisfazioni per l'ATES, associazione della terza età spigolatrice di Sapri. L'associazione, presieduta da Anna Maria Camaldo, nata 10 anni or sono con l'obiettivo di creare aggregazione e svago per le persone mature, con il passare del tempo è riuscita a trascendere le barriere di incomunicabilità tra persone di età diverse e ad operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quelle attuali. Proprio grazie alla sinergia tra i cosiddetti vecchi e giovani, l'ATES è arrivata ad accogliere tra le sue fila oltre 300 iscritti, appartenenti ad ogni fascia d'età, che prestano la loro attività in modo spontaneo e gratuito. Proprio in quest'ottica, qualche giorno fa, è andato in scena all'Auditorium Pisacane di Sapri il musical L'arrivo di un re, una celebrazione della nascita di Gesù Bambino, sceneggiato e diretto da Domenico Falabella, e che ha visto impegnati in scena e dietro le quinte oltre 60 persone, tra ballerini, cantanti, attori, costumisti e scenografi. Una spettacolare scenografia di Piazza Plebiscito di Sapri, realizzata da Anna Maria De Lio, appunto da cornice per le bellissime musiche dirette da Elena Spano e per il corpo di ballo diretto dalla maestra Pasqualina Tripari. Presenti in sala il sindaco di Sapri, l'assessore Martorano ed anche il vescovo della diocesi teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, che avrà gradito senza dubbio le dolci note di Quanna nascet ninno. Tradizionale canto natalizio napoletano da cui deriva Tu scendi dalle stelle. E questa sera il musical L'arrivo di un re sarà riproposto a San Giovanni a Piro presso l'edificio delle ex scuole elementari alle ore 20:30. Facciamo allora un immenso in bocca al lupo a questa grande famiglia, il cui motto è vivere insieme per vivere meglio a servizio di piccoli e grandi.